Allora, buonasera a tutti. Ovviamente ogni volta che ci vediamo è sempre un piacere, per tanti motivi, anche perché aumenta sempre di più la partecipazione di questo, la Compagnia della Vela e Mare di Carta, sicuramente sono felici e contenti. Confidiamo sempre che questo gruppo di persone aumenti ogni volta che ci incontriamo. Cosa devo dire? La gente che è qua sa e conosce Isabelle Autissier. Devo dire che noi abbiamo fatto una fatica terrificante per trovarcela, perché abbiamo passato un primo anno ed è arrivata l'acqua grande. Poi sulla volta successiva che doveva arrivare e è successo il Covid. A un certo punto abbiamo detto, beh, basta, non la mettiamo più nella lista e vediamo cosa succede. Per fortuna lei ha deciso di venire in automatico e in quell'occasione abbiamo approfittato per averla qui con noi. E ovviamente lei illustrerà le cose che ha fatto. A me preme invece dire una cosa importante. Forse non tutti sanno, ma l'avrete letto nel documento che avete sotto mano. Isabelle Autissier è il presidente nazionale francese del WWF, che non è una stupidaggine, è una cosa di grande valore a livello nazionale francese, proprio perché c'è una, come dire, un confronto, non dico quotidiano, ma periodico con il ministero di riferimento, che consente a lei di assumere un ruolo importante, soprattutto in questo momento, per cui credo che sia l'occasione buona per affrontare questi temi, per certi versi, di cui credo sia particolarmente esperta, ma analogamente anche tutte le sue attività di navigazione di cui tutti noi siamo informati. Credo di aver finito, do la parola a Cristina. Grazie a tutti, e questo è il nostro ormai abituale teatrino mio e di Sergio, che lui presenta e fa gli onori di casa e poi io faccio gli onori di Mare di Carta, e ringrazio la Compagnia della Vela anche quest'anno dell'opportunità di avere questo calendario di eventi insieme, che per noi è una fantastica opportunità, perché poi io, chi mi conosce sa che io amo tantissimo questo spazio, anche questo luogo, quindi vi ringrazio e vi ringrazio di essere qua. Questa sera, come ha detto già Sergio, abbiamo Isabelle Autissier, abbiamo io e Lamberto Deò, abbiamo pensato di farle alcune domande un po' alternate, lei parla francese e inglese, ma gliele faremo in francese, perché io e Lamberto siamo tutti e due, lavoriamo meglio col francese che con l'inglese, giusto? E anche Isabelle, e quindi così, e cercheremo di tradurre poi quello che dice, vi chiederemo di essere un po' pazienti su questo. La conoscete tutti, comunque adesso passo la parola a Lamberto che la presenta e cominciamo la serata. Grazie. No, qui ce l'hai il microfono. Funziona? Bene. Mi senti? Mi sentite? Ah, scusate, non so come... Pronto? Ecco, bene. Bene, tutti conosciamo Isabelle Autissier, sappiamo benissimo che è una grandissima navigatrice, ma quello che mi interesserebbe farvi conoscere di lei questa sera è un po' la storia della sua vita. E io vorrei cominciare dall'infanzia, perché è molto importante la storia di Isabelle quando era piccolina. Era figlia di un ingegnere navale, di un ingegnere che l'ha insegnato a lei e alle sue sorelle tutta la tecnica della navigazione con una lavagna in cucina, e dopodiché lei ha preso lo studio di ingegneria di pesca, e fino ad arrivare, e questo io spero che lei ci faccia un piccolo riassunto, fino ad arrivare ai quattro giri del mondo di cui ci racconterà come è stato il suo percorso. Gli fai la domanda in francese? Ah, bon, sì. Allora, je vais expliquer à mes amis que tu as une enfance très intéressante parce que ton papa s'occupe de toi et de tes sœurs avec un tableau noir dans la cuisine dans lequel vous avez appris toutes les règles de la navigation. Et il était ingénieur. Et il s'occupait de navigation, évidemment. Et après, tu as suivi les traces de ton papa. Tu es devenu toi aussi ingénieur de pêche. Et de là, tu nous raconteras
commence la progression jusqu'à quatre tours du monde, donc dans ta première jeunesse jusqu'à les grands résultats. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente d'être là. On vous l'a dit, on a raté deux fois, mais on a réussi la troisième, donc ça donne peut-être plus de prix encore au fait d'être là. Ci ringrazia di essere qua, effettivamente anche lei si ricorda di essere stata già invitata due volte e non essere riuscita a venire ed è veramente molto felice di essere qua. Moi j'ai, tu l'as dit Lamberto, j'ai eu la chance d'être une petite fille qui allait en vacances en Bretagne, en France, et de faire du bateau au début sur un tout petit dériveur et puis un bateau un petit peu plus gros et toute la famille partait tous les étés. Et quand j'étais toute petite fille, je me disais, quand je serai grande, je ferai du bateau. Et quand je serai grande, j'irai très loin avec un bateau. Ha avuto la fortuna da bambina di andare sempre in vacanza in Bretagna, di andare in barca con la sua famiglia. All'inizio aveva una piccola deriva, poi hanno avuto una barca con cui andavano con tutta la famiglia. E fin da piccola diceva, io da grande voglio andare in barca e voglio andare molto lontano in barca. Et après, c'est vrai que j'ai cherché un métier qui me rapproche de la mer, puisque on habitait à côté de Paris, et je voulais habiter au bord de la mer. Et c'est pour ça que j'ai fait ces études d'ingénieur des pêches, que j'ai travaillé pour la pêche en France. Et puis j'avais toujours ce rêve de partir loin. Donc quand j'avais 20 ans, je me suis construit un bateau pour moi-même, un bateau de 10 mètres en acier. Et là, je suis partie pour ma première grande navigation qui était de traverser l'Atlantique et de revenir toute seule depuis les Antilles. Dunque, proprio per questa passione e per la passione per il mare, ha cercato di stare vicino al mare, ha fatto questi studi, è ingegnere specialista di pesca e quando aveva 20 anni, quindi giovane, si è costruita una barca in acciaio di 10 metri con la quale è partita e ha fatto attraversare l'Atlantica con ritorno in solitario dai Caraibi. Et après cela, j'ai eu envie d'essayer de faire de la course parce que je trouvais que, vous le savez tous, je pense, quand on veut faire de la course, il faut être meilleur et donc il faut mieux apprendre la mer, apprendre le bateau, apprendre à naviguer. Et c'est ça qui m'a intéressée d'abord. Et donc j'ai fait d'abord une course transatlantique sur un petit bateau, la Mini Transat, et puis petit à petit sur des bateaux plus grands, et un jour je me suis posé la question, et pourquoi je ne ferais pas le tour du monde en course. La regata, lei dice, chi di noi fa regate lo sa, la regata è sempre molto stimolante per imparare di più e navigare meglio, e quindi ha iniziato a fare regate con una barca piccola, la sua prima regata è stata con un Mini Transat. Siete che l'année la Mini Transat? 87. Nell'87 ha fatto la Mini Transat e dopodiché si è chiesta ma perché non avere una barca più grande e fare un giro del mondo. E quando j'ai commencé a penser a partir faire une course autour du monde en solitaire, au début je me suis dit c'est pas possible, je vais pas y arriver. E puis après je me suis dit mais si j'essaye pas, je saurai jamais si je peux y arriver ou pas. Donc il faut d'abord essayer et puis après on verra. Et donc j'ai essayé et j'ai réussi à faire la course, à trouver des sponsors, à avoir un bateau et à faire la course. Quando ha pensato di fare il giro del mondo in solitario, si è detta che sarebbe stata una cosa molto difficile, però ha detto, beh, insomma, prima di dire che non si può, voglio provare, in effetti c'è riuscita, ha trovato gli sponsor ed è partita e ha fatto questa regata in solitario intorno al mondo. E siete che l'anno, sì? 90. Nel 1990. Et après, donc, j'ai commencé cette carrière de course au large qui a duré 15 ans, où j'ai eu la chance de participer à 4 courses autour du monde en solitaire, et puis d'autres courses transatlantiques ou New York-San Francisco en solitaire et en équipage. Et donc, j'ai fait vraiment 15 années absolument magnifiques dans ma vie. E da quella prima regata ne ha fatte altre 3, ne ha fatte 4 in tutto, e ha navigato in questa maniera per 15 anni, e oltre ai 4 giri del mondo ha fatto anche altre regate atlantiche come la New York, San Francisco, eccetera, sono stati 15 anni fantastici. Voilà. Ça c'est bien pour la question, c'est bon pour la question de la navigation. Alors c'est mon tour maintenant. Et donc maintenant tu navigues avec un bateau, tu vas nous raconter un petit peu
quelle sorte de bateau. Et tu fais, c'est un bateau d'expédition, c'est ça? Donc tu fais l'expédition scientifique, culturelle, photographique, sportive, etc. Et ma question en ce moment, c'est comment est fait ton bateau actuellement et pourquoi il est fait comme ça? Tu veux traduire la question? Ah, scusate. Sì. Allora, la domanda che le ho fatto adesso è com'è la sua barca attuale con la quale fa queste spedizioni scientifiche, culturali, fotografiche e alpinistiche che poi di cui poi ci racconterà, ma io adesso le ho fatto una domanda più tecnica, sono curiosa di sapere com'è fatta questa barca con cui lei va nei mari freddi. D'abord, mon bateau, c'est un bateau, parce qu'elle s'appelle Ada. Et j'aime bien cette idée anglaise que les bateaux, c'est féminin. Allora, la barca è una barca signora, si chiama Ada, ed è una barca di tipo inglese, è fatta in alluminio, credo. Alors, c'est un bateau qui fait à peu près 15 mètres, qui est en aluminium, qui est un bateau un peu ancien, puisqu'il a 35 ans, mais un bateau très marin et très sûr, puisque maintenant, effectivement, je navigue beaucoup dans les glaces, donc soit du côté de l'Antarctique et de la Patagonie, soit du côté du Spitzberg, du Groenland. Et donc pour ça, j'ai vraiment besoin d'un bateau extrêmement simple et extrêmement sûr. C'est une barca molto solida, molto sicura, in alluminio di circa 15 mètres. È una barca molto buona perché lei la usa soprattutto per andare sui mari ghiacciati, con ghiacci, soprattutto in Groenlandia. Adesso la barca, mi ha detto, è in un porto islandese e prevede di andare in Groenlandia quest'inverno. E quindi ha bisogno di una barca molto solida, molto sicura e molto, molto marina. Voilà pour le bateau lui-même. Bon. Et l'équipage, comment tu t'organises pour l'équipage et pour tes expéditions? Je lui demande comment il s'organise pour l'équipage et pour les sues expéditions. Et quelles sont les personnes qui t'amènent avec toi dans les expéditions? Alors, on peut être... Quelles sont les personnes qui vont avec lui dans cette expédition? Donc, on peut être 6 sur le bateau. Et en général, c'est moitié de marins, donc il y a moi et 2 autres marins confirmés pour qu'on soit sûr de pouvoir gérer le bateau, quel que soit le temps, la glace, le mauvais temps. Et il reste 3 places et j'essaye d'emmener des gens qui ne sont pas forcément des marins, mais qui ont des gens qui ont un projet dans ces territoires lointains et glacés. Ça peut être des écrivains, je suis partie avec Eric Orsena, écrivain français très connu, mais ça peut être aussi des photographes, des caméramans, ça peut être des sportifs. J'ai fait plusieurs fois des expéditions avec des alpinistes, parce que finalement, il y a beaucoup d'endroits où il faut aller avec un petit bateau à voile dans les endroits où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de chemin. Et puis des expéditions scientifiques, en particulier, soit pour l'observation des oiseaux, du plancton et pour des mesures de salinité, de température des eaux. D'accord. Attends. La barca porte al massimo 6 persone. Loro di solito navigano con, sono almeno in 3 marinai, quindi lei più 2 marinai, perché comunque è una barca che va gestita in caso di tempo complicato. Gli altri 3 posti sono destinati a persone non necessariamente abituate ad andare in barca, ma che hanno dei progetti specifici per questi territori dove lei va, lontani, e quindi sia al nord che al sud. E possono essere scrittori come Eric Orsena, che come dice Isabelle, è un grande scrittore francese. Il si è occupato aussi du courant du golf. Oui. È un grande scrittore francese che si è anche occupato della corrente del golfo. Questo lo dico io, l'ha detto Isabelle, che ha scritto un libro bellissimo sulla corrente del golfo. Chiudo parentesi. Porta fotografi, porta alpinisti, perché a volte per andare in montagna, a raggiungere certi luoghi, non ci sono strade, quindi arrivarci con una barca è più semplice. E ha fatto delle spedizioni con degli scienziati che studiavano gli uccelli, il plancton, la salinità dei mari, e quindi sono spedizioni che hanno sempre un carattere scientifico o culturale. Prochaine question? Et la prochaine question c'est comment avec toute activité qui est
Tu peux t'occuper aussi d'être la présidente de la VVS de France, parce que c'est, ça s'intègre, mais c'est beaucoup de responsabilités aussi. Gli ho chiesto come mai, con tutte queste attività, riesce anche a essere presidente del WWF di Francia, che è una posizione di grande responsabilità riconosciuta dal governo e dai ministeri, ed è una posizione che la impegna moltissimo. Parce que je suis comme vous tous ici, je suis inquiète de la situation des humains et des sociétés humaines sur la planète, et de voir que la façon dont nous agissons est en train d'abîmer la planète et donc de nous abîmer nous. Donc je me suis toujours dit que comme citoyenne, simple citoyenne, je voulais m'engager pour protéger cette planète qui nous porte et essayer de faire que nous ayons tous un avenir. Donc je me suis engagée aux côtés de cette association et ça fait partie des priorités dans ma vie. Il y a une priorité qui est de naviguer, mais il y a une priorité aussi qui est ce combat pour les sociétés humaines et pour la nature. L'ha accettato questo ruolo di presidente del WWF francese, che tra l'altro da quest'anno è presidente onorario e non, beh, comunque ancora molto coinvolta, perché da cittadina era molto preoccupata della situazione del pianeta, della situazione del pianeta rispetto agli umani che ci abitano. Il pianeta è, lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti i giorni, è stato abbastanza rovinato da tante cose, tra cui gli umani, e come cittadina ha pensato che era importante in qualche maniera impegnarsi per proteggere il pianeta. Non è una cittadina qualsiasi, quindi questo impegno sicuramente ha un peso importante. Tu dici che tu ne fai, citoyenne, n'importe lequel. Oui, mais je m'engage en tant que citoyenne, comme nous tous ici. Je pense que chacun peut faire quelque chose. Dice che comunque ognuno di noi può fare qualcosa e ovviamente siamo tutti d'accordo. Se amiamo il mare sicuramente lo facciamo noi stessi. Si nous aimons la mer, effectivement, on doit le faire. Sì. E potrei chiedere ancora un'altra cosa? Sempre. Certo, chiedi. Ti mi racconti che le WWF France sono un po' differenti dai WWF italiani. Abbiamo un'organizzazione avec des économistes qui vise à décarboniser les entreprises, à favoriser la réduction des émissions. Et donc, c'est beaucoup plus avancé par rapport à ce que c'est en Italie. Gli ho chiesto, perché mi aveva spiegato, che in Francia il WWF ha una funzione un po' diversa dal WWF italiano. Lei ha lavorato con una quindicina di economisti, con il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Agricoltura e dell'Industria, e loro hanno dei piani, dei programmi molto già più avanzati per il risparmio energetico delle imprese, verso i quali poi il governo organizza dei sistemi di detassazione, eccetera. Volevo sapere un pochino come funzionava. Oui, chaque pays au WWF s'organise comme il veut et en fonction des priorités de chaque pays. Nous, au WWF France, on a trois mots qui nous définissent. C'est alerter sur la situation avec des études scientifiques sur. Deuxièmement, protéger ce qui peut l'être encore, parce qu'il y a encore des belles choses sur cette planète qu'on peut protéger. Et troisièmement, et ça c'est très important pour nous, c'est transformer. Nous avons absolument besoin de transformer notre économie, de transformer notre façon de vivre, pas pour vivre moins bien, mais pour vivre mieux. Et donc, on travaille pour ça avec les entreprises, y compris les plus grandes entreprises en France, avec le gouvernement, bien sûr, parce que ces grandes entreprises, elles ont beaucoup de pouvoir. Et donc, elles peuvent, si elles veulent, faire changer beaucoup de choses assez vite. Donc voilà, on essaye de travailler, de les pousser à changer. Dice che in ogni paese il WWF lavora in maniera diversa, a seconda poi della situazione del paese. In Francia il WWF francese ha tre punti forti, è avvisare, tenere in allerta, proteggere, dunque tenere in allerta, tenere informati i cittadini sulla situazione, proteggere il pianeta e soprattutto, per lei molto importante, trasformare la nostra economia per vivere meglio. E per questo il WWF francese ha coinvolto anche le grandi imprese, che hanno sicuramente un grosso potere economico e quindi anche poi politico,
coinvolto il governo, eccetera. Quindi lei, lei pensa, insomma, che questo sia il modo giusto per cercare di cambiare le cose in meglio per una vita migliore. Et moi j'avais une dernière question parce qu'après je parle en français et puis je parle en italien avec vous. Alors j'avais une dernière question parce qu'après on va laisser la place aux questions du public. Donc j'avais une ultima domanda perché poi lasceremo a voi di fare domande a Isabelle. E naturalmente io sono una libraia per cui le chiederò adesso come mai, cosa è successo quando a un certo punto ha avuto il desiderio di trasformare tutte queste sue esperienze in libri. Perché ha scritto tanti libri, Isabelle, in italiano ce ne sono 6 tradotti, uno esaurito, ma in realtà ha scritto più libri in francese. Allora, voilà, la question c'est quand est-ce que et pourquoi il y a un moment où tu as eu l'exigence de transformer ton expérience en livre. Donc, tu as écrit des livres qui sont l'expérience et tu as écrit après des livres qui sont des romans. Donc, c'est encore autre chose. Il y a sûrement l'expérience dans les romans aussi, mais... D'abord, j'étais une petite fille qui lisait beaucoup. Donc, la lecture et l'écriture sont des choses familières pour moi, des choses que j'aime. Quand j'ai parlé de mon expérience de navigation, je crois que moi, j'ai eu cette chance incroyable d'aller dans des endroits magnifiques de la planète, de la mer. Et c'est ma responsabilité de pouvoir le partager en rentrant. E lei ha sempre letto molto e anche scritto, e ha avuto il tempo navigando di scrivere, e si è resa conto navigando di aver visto dei posti incredibilmente belli e di sentire quindi la responsabilità di trasferire agli altri attraverso la scrittura, le fotografie, e queste emozioni e soprattutto questi posti e queste conoscenze che lei ha visto. Oui, par exemple, quand j'ai fait des courses, j'ai aussi réussi parce qu'il y avait du public qui me suivait, des gens qui rêvaient avec moi. Je me sentais... c'était mon rôle social, en fait, de ramener quelque chose à la maison après. Anche quando faceva le regali in giro per il mondo, aveva del pubblico che la seguiva, aveva delle persone che la seguivano in navigazione e quindi si sentiva in obbligo e riconoscenza nei confronti di queste persone di dargli e di restituire la propria esperienza attraverso la scrittura e attraverso le sue contatti permanenti. E la deuxième partie de la question, c'est entre raconter ses souvenirs de bateau et écrire des romans. Et je trouve que écrire des romans, ça donne beaucoup de liberté, puisqu'on peut inventer tout ce qu'on veut. Donc on peut à la fois mélanger des choses de soi-même et des choses complètement imaginaires, et j'aime bien cette liberté. Dice, la differenza tra il racconto delle regate che ha fatto e scrivere dei romanzi consiste nella libertà che lei sente quando può scrivere un romanzo in cui può collegare delle esperienze personali a delle emozioni interne e quindi sente una più grande libertà di poter comunicare le proprie idee, i propri pensieri con il romanzo. Moi j'ai une dernière question sur les livres. Est-ce que tu es en train de écrire quelque chose en ce moment? Allora gli ho chiesto se per caso sta scrivendo qualcosa. C'est pour ça que je suis à Venise, tu le sais. Pour ça que je suis à Venise. Je n'étais jamais venue à Venise. Et quand j'avais eu cette proposition, je trouvais que cet endroit, évidemment, est romanesque. Lei non era mai venuta a Venezia e venendoci due o tre volte adesso si è resa conto che questo è un posto estremamente sollecitante per un romanziere. Et ça rejoint aussi ma préoccupation pour l'environnement, puisque on voit que Venise est une ville qui est menacée aujourd'hui par des questions environnementales. Et donc ça va être un peu le fil rouge de mon roman, ça va être ça. Et la ligne conduttrice del suo romanzo è basata anche sul fatto che Venezia è una città molto borderline, molto in pericolo dal punto di vista della sopravvivenza e dell'emersione del mare e quindi questa linea sottile attraversa questo romanzo che lei sta impostando e progettando. J'espère publier en 2022 si je travaille bien. Se riesce a lavorare bene spera di poterlo pubblicare a metà 1922. 2022.
2022. Bon, ben je... Alors, on remercie déjà Isabelle, donc la ringraziamo, mais je vois un grand public, vedo un grande pubblico e veramente avrei piacere che ci fossero delle domande dal pubblico per Isabelle, quindi a vostra disposizione. Domande sui vari temi che abbiamo affrontato. Alessandro. Can I do it in English? Because I don't speak any French. Ok, no problem, in English or in Italian. Se vuoi in italiano poi traduco io, ma se fai in inglese... Ok, my question is about your career as a sport. I mean, the first time you do a tour around the world alone is something that you dare, you dare yourself, you something that you feel a push. Maybe the second time you do it, you know what to expect, so it's some kind of easy, but you want to do it again. My question is about the third and the fourth time. Is it pure sport or there's something else? Scusate un attimo, in inglese capite o traduco anche? Traduco allora. Se posso dirlo anche io in inglese. Ok, vai tu in italiano. La mia domanda è semplicemente: il primo giro del mondo lo fai magari perché hai una pulsione e questo desiderio di sfidare, di farcela. Il secondo forse viene un po' più facile perché sai cosa aspettarti e magari lo fai meglio. La mia domanda è: il terzo e il quarto, cosa ti spinge a fare il terzo e quarto giro del mondo da solo, rischiando la vita ovviamente? Plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais continuer à progresser et essayer de gagner un tour du monde. Donc, quand on ne le gagne pas tout de suite, on se dit qu'on va continuer et essayer d'autres fois. Je n'ai pas gagné le tour, mais j'ai gagné des étapes de tour du monde en solitaire. Donc, ça, c'était bien. La deuxième raison, c'est que c'est trop de bonheur. C'est trop de bonheur d'aller dans ces mers incroyables et d'être là-bas toute seule sur son petit bateau et j'avais envie de continuer à vivre ça. Mais la contrepartie, c'est que psychologiquement, c'est de plus en plus difficile parce que la première fois, on ne sait pas. Et plus on y va et plus on sait combien c'est dur et plus on sait qu'il va falloir tenir. Donc, c'est la balance entre tout ça. È una bisogna mettere tutto sulla bilancia perché la prima ragione è che lei voleva vincere e quindi ogni volta che è andata ha detto adesso questa volta vado per vincere e in effetti andando avanti è progredita e ha vinto comunque delle tappe. Dopodiché c'è la grandissima felicità di essere in quei luoghi e di essere in quei luoghi da sola su una piccola barca e questo è una soddisfazione unica. Al tempo stesso però dalla parte negativa della bilancia c'è che psicologicamente ogni volta che ci si va è sempre più difficile perché è sempre più dura e quindi mettendo tutto sulla bilancia comunque evidentemente apparemment tu sur la balance t'as quand même eu envie d'y aller quatre fois. Voilà. E è stata la prima donna a fare il giro del mondo in solitario, questo dobbiamo ricordarcelo. C'è la première femme. Grazie. Grazie. Buonasera. Volevo chiederle sempre anche un po' sulle motivazioni personali che l'hanno spinta. Se ha potuto lungo questi viaggi analizzare quali sono le proprio Isabella, perché si è spinta così oltre, diciamo, i confini del conosciuto e il suo rapporto con la paura. Je crois que je suis une curieuse maladive. C'est ma maladie à moi, la curiosité. Et j'ai toujours envie d'essayer autre chose, d'aller voir ailleurs et quand je regarde l'horizon, je me demande toujours ce qu'il y a derrière l'horizon. Et donc, j'ai toujours eu cette envie de me pousser le plus possible pour découvrir des choses en moi, découvrir des endroits nouveaux, des mers nouvelles, des gens. Et j'ai toujours mis cette liberté en premier par rapport à la sécurité de la vie. Moi, j'ai pas eu beaucoup de sécurité. Mais j'ai toujours réussi à accomplir à assouvir cette envie de me dépasser, d'aller voir ailleurs, de me mettre un peu en danger, mais raisonnablement, mais quand même, de me pousser un peu à faire des choses nouvelles.
La motivazione personale sono che è una curiosa, ha la malattia della curiosità, diciamo così. E sempre voglia di fare altro, sempre voglia di vedere cosa c'è dietro l'orizzonte, di scoprire dentro di sé cosa c'è, ma anche di scoprire mari, persone e la libertà che ha provato in questi viaggi, in queste corse, è senza pari, cioè ha un valore unico. E ritiene di averlo fatto con una certa sicurezza, ma anche cercando di superarsi, quindi comunque sapendo di mettersi un po' in pericolo. Mais sur la peur, sur la paura? Heureusement que on a peur, ça nous empêche de faire de trop grosses bêtises souvent. Mais plus on se prépare, moins on a peur. Plus on se prépare, plus on imagine les choses difficiles, plus quand elles arrivent, on sait quoi faire et on n'est pas paniqué. Moi, j'ai eu deux fois des situations graves et à chaque fois, je les avais imaginées avant. J'avais des formations, j'avais inventé des choses pour réagir à cette situation. Et donc, j'avais moins peur et j'étais plus dans l'action positive. Donc ça, je crois que c'est très important. Ecco, sulla paura... Allora, lei dice che per fortuna si ha paura, perché la paura comunque ci fa evitare di fare stupidaggini troppo grosse, ma la cosa più importante è prepararsi, essere preparati anche alle esperienze più negative, in questo per non panicare, appunto, e immaginare prima quello che potrebbe succedere. Cioè lei ha cercato di essere sempre preparata anche al peggio per poter poi reagire correttamente e reagire in maniera positiva anche nei due eventi più gravi che ha vissuto. Sì, Nadia. En français. Nadia, c'est en français. Tu traduiras quand même. Oui, bonjour. Je me demandais comment c'est conciliable avec une vie de famille, ce que vous avez vécu. Et si vous avez des enfants, si vous leur avez transmis ce virus de la liberté, de la navigation, ils ont dû avoir aussi très peur quand vous naviguez. Voilà, enfin, la vision de ceux qui restent. Traduco la domanda e poi traduco la risposta. La domanda è: come si possono conciliare queste navigazioni, queste regate con una vita di famiglia, se ha avuto una vita di famiglia, se ha avuto figli, se ha trasmesso a qualcun altro questo senso di libertà? Alors, je n'ai pas d'enfants, c'est un choix. Et quand je parle avec des jeunes, je leur dis, vous devez faire des choix dans vos vies. Et plus vous avez plus vous visez des choses hautes, plus il faut faire des choix. Et il faut que ces choix soient heureux. Donc moi, je suis heureuse d'avoir fait ces choix-là. Alors, personnellement, après, j'ai trouvé une famille en kit. Il y avait déjà le papa avec les deux enfants, donc c'était très bien. Et ça a été pas mal. Mais voilà, je crois qu'après la transmission, elle se fait auprès de toute la jeunesse quand je rencontre des enfants, des classes. Allora, non ha avuto figli, è una scelta, e lei dice che più si guarda e si mira in alto, più bisogna fare scelte, ma devono essere scelte felici. E lei è felice delle scelte che ha fatto, anche se poi sulla sua strada a un certo punto ha incontrato una famiglia in kit, come dice lei, che è una famiglia con due bambini già pronti, già fatti. E comunque lei cerca di trasmettere ai ragazzi, ai giovani, quando va nelle scuole, quello che appunto che adesso Nadia stava chiedendo, appunto, questo senso di libertà, lo trasmette comunque ai giovani, indipendentemente dal fatto che siano no, suoi figli. Bonjour, donc merci pour vos mots tout d'abord. Vous avez dit que la troisième et la quatrième fois, c'était le plus dur psychologiquement. C'est le rapport au temps, c'est le rapport à la solitude, c'est le physique. Qu'est-ce qui était le plus dur voilà, comment vous deviez gérer ces tours du monde? Allora, intanto traduco la domanda. La domanda è, Isabella ha detto che il terzo e quarto giro sono stati i più duri, e la domanda è in che senso, psicologicamente, fisicamente, quali sono state le parti più difficili da affrontare? Deux choses plus difficiles, pour moi, parce que j'ai accumulé de l'expérience des mauvais moments aussi,
des moments où ça se passe mal, où on casse, où voilà. Donc repartir encore après, ça demande de faire un peu un effort pour laisser ça de côté, l'oublier un peu et repartir positivement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est par rapport à ma famille et mes proches, où je sentais que pour eux aussi, c'était de plus en plus difficile de me voir partir et qu'eux aussi, ils avaient de plus en plus peur. Et donc, il y avait une espèce de rapport entre, quelque part, moi qui avais toujours envie quand même de partir, et c'était balancé avec le fait que eux, j'avais l'impression qu'ils souffraient de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté un jour les tours du monde, c'est que je me suis dit, voilà, moi j'ai accompli ce que je voulais accomplir et je ne peux pas laisser les gens qui m'aiment et que j'aime dans une forme de souffrance. Beh, le cose più difficili sono state, stante che nei primi due giri comunque erano successi eventi negativi, è stato cercare di fare uno sforzo per dimenticare questi eventi negativi e quindi ripartire. Questo è stato uno sforzo che è stato fatto. E l'altra cosa è stata l'emozione per la sua famiglia. La sua famiglia era molto preoccupata, sempre più preoccupata, per cui a un certo punto ha anche smesso di fare i giri del mondo proprio per non continuare a dare alla sua famiglia una sofferenza, visto che lei comunque era molto legata alla famiglia. Paolo. Grazie. Buonasera. Allora, mi interesserebbe veramente capire lo stato d'animo di un navigatore che intraprende una regata importante, un giro del mondo, una regata come quelle che ha fatto lei, dopo aver vissuto dei momenti difficili, drammatici. Con quale stato d'animo un navigatore mette il piede a bordo di un'altra barca per intraprendere una sfida ancora più importante, direi? Parce que au-dessus de toutes les difficultés, il reste le bonheur de naviguer et le bonheur d'être en mer. Tous les marins savent que c'est jamais facile, la situation n'est jamais simple et tout peut arriver quand on part en mer. Je crois qu'il faut l'accepter. Et quand je dis tout peut arriver, jusqu'au bout peut-être, et ça fait partie de l'histoire. Et quand on construit une histoire comme ça, on sait que peut-être il faudra aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un choix. Mais quand même, quand on repart, c'est pour la beauté qu'on rencontre, c'est pour cette joie de naviguer, cette joie d'avoir le bateau juste bien réglé, qui vole sur les vagues, cette joie de faire les bons choix météo, cette joie d'être seul en mer aussi. Donc tout ça est quand même, voilà, permet de passer par-dessus les peurs et les angoisses qu'on a pu accumuler. Surtout, oltre toutes les difficultés, c'est la félicité d'être en mer. Anche se si sa che può capitare di tutto, e i marinai veri sanno che quando escono in mare può capitare veramente di tutto e si può andare fino in fondo, ma quando si riparte, per lei la gioia di navigare, regolare la barca in modo che voli sulle onde, verificare la meteorologia, navigare con, insomma, essere solo in mare anche per lei è molto importante. Sono delle gioie, delle felicità che comunque vincono su tutto il resto, sulle paure e sulle et sur les pericoli qui se possono affrontare. Je vais te poser une question, moi. Scusate, faccio una domanda anch'io. Tu as parlé beaucoup de naviguer en solitaire, mais maintenant tu navigues plus en solitaire. Alors, d'un point de vue émotif, comment ça se passe? Attends, je traduis en italien. Le ho chiesto, siccome ci ha raccontato, ha detto più volte che le piace molto navigare in solitario, allora le ho chiesto, ma adesso che non naviga più in solitario, emotivamente come gestisce questa cosa?
Alors, c'est très différent et j'aime bien les deux, en fait. Mm-hmm. Les deux sont bien. Le solitaire, c'est une espèce d'exaltation parce qu'on est seul responsable de tout ce qu'on fait et en bien et en pas bien. C'est aussi une émotion incroyable, je dis, d'être seul sur le pont d'un bateau. C'est la nuit, on regarde les étoiles et on se dit « je suis seul devant le cosmos ». Voilà, c'est des choses très fortes. On a une relation très forte aussi avec, je parlais de ma famille et de mes amis, qui me manquent beaucoup quand on est seul en bateau. Et quelque part, ça resserre les liens de manière forte. En équipage, c'est très différent et j'aime bien aussi. Il faut vraiment arriver à faire comme les doigts de la main. Et vous naviguez, je pense, souvent, vous faites des courses en équipage. Quand vous faites une belle manœuvre tous ensemble, que tout le monde est exactement là où il faut, quand il faut, c'est magnifique. Et il y a un plaisir du collectif, il y a un plaisir de faire les choses ensemble. Les souvenirs qu'on partage, de rire ensemble ou de pleurer s'il faut pleurer. Mais voilà, c'est très différent, mais moi je trouve que les deux m'amènent beaucoup. Dice che le piacciono entrambe perché l'essere soli, essere responsabili di tutto quello che si fa è molto esaltante. Sono delle emozioni incredibili, essere sul ponte di notte da sola è come essere da soli di fronte al cosmo, e quindi è un'emozione molto forte. In più navigare da soli per lei ha significato molto anche stringere i legami con la famiglia e con gli amici lasciati, proprio questo sentimento di lontananza le ha permesso di stringere di più i legami. Al tempo stesso le piace navigare in equipaggio perché se l'equipaggio è affiatato sono come le dita di una mano, dice Isabel, e fare una bella manovra insieme, per esempio in regata, e avere la consapevolezza di aver fatto una bella manovra insieme, è un senso di piacere del collettivo, della collettività di chi è in barca con lei, per cui entrambi i modi di navigare le sono, insomma, per lei sono importanti e le piacciono. Sì? Grazie. Volevo chiedere, visto, ho sentito anche il suo amore per l'ambiente e l'appartenenza appunto al WWF francese, sotto l'aspetto ambientale, dopo tanti anni di navigazione, come ha trovato la condizione degli oceani a distanza rispetto al passato, sotto l'aspetto dell'inquinamento, per esempio? È evidente, insomma. Grazie. Il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas est plus grave. Ce que l'on voit, c'est des tempêtes peut-être plus fréquentes, plus fortes. C'est sans doute moins d'oiseaux, peut-être moins d'animaux marins. C'est parfois des plastiques sur les océans. Ce qu'on ne voit pas et qui est peut-être plus grave, c'est le réchauffement de l'océan qui a presque chauffé de 1 degré, ce qui est énorme et qui change beaucoup de choses dans la vie des océans. Et ça, on ne le voit pas avec ses yeux. Ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les pollutions chimiques, les micro-particules de plastique qui sont maintenant absolument partout dans les mers, du haut jusqu'en bas, et de l'Antarctique à l'Arctique, et qui sont des poisons pour la vie des océans et pour nous les hommes. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Heureusement, on voit encore aussi beaucoup de belles choses, et ça donne aussi envie de se battre pour que ces belles choses continuent à exister. Je traduis. Allora, ci sono delle cose che si vedono e delle cose che non si vedono, e secondo lei quelle che non si vedono sono le più gravi. Si vedono tempeste più forti, si vedono meno animali, si vede più plastica galleggiante, ma quello che non si vede, per esempio, è il riscaldamento degli oceani, che ormai è praticamente un grado più caldo, e questo ha provocato dei cambiamenti nella vita degli oceani, che però non è così evidente. L'inquinamento ovviamente chimico e plastico da nord al sud, in tutti gli oceani ormai si trova inquinamento chimico e plastico, che è un veleno veramente anche per noi umani. Per fortuna ci sono ancora delle cose belle da vedere, molto belle, che danno voglia di continuare e di battersi affinché queste cose belle resistano.
Sì, Vincenzo. Allora, aspetta che dico una cosa a Isabel. Vincenzo e sua moglie Lauretta, Vincenzo e sa femme Lauretta che assiste devant lui, ils ont fait un tour du monde en bateau. Voilà, allora ho spiegato che avete fatto il giro del mondo, così almeno sappiamo di chi parliamo. E anche vediamo che domanda facciamo. Durante la navigazione, che sono dei momenti un po' importanti, un po' faticosi, mi è pensato, ma chi me l'ha fatto fare di fare fino a qui? Poi c'è tutto e è tutto normale. Però io l'ho pensato qualche volta, stavo tanto bene al lavoro e invece sono qui a battere l'onda ed era molto faticoso. Tu hai mai successo una cosa del genere? Allora, la questione è che, mi dici, ma è che tu hai sicuramente arrivé de te demander, ma qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et lui, il a dit, quand ils ont fait le tour du monde, parfois ils se demandaient, mais j'aurais pu rester dans mon bureau, travailler tranquillement, et je suis là, sur les vagues. Je ne me suis pas souvent posé cette question-là, à vrai dire, parce que j'aurais très peur d'être obligée de rester travailler à mon bureau tout le temps, ce serait affreux de penser ça. Oui, de temps en temps, on se dit que on a mis tellement d'énergie pour être là, on se dit, j'ai mis toute cette énergie pour aller dans les problèmes, est-ce que c'est bien raisonnable? Mais heureusement, ça passe. Allora, dice che in effetti non si è posta molto spesso questa domanda, forse perché aveva paura di rispondersi, beh, potevo stare nel mio ufficio, ma in effetti non se l'è posta molto frequentemente e anche perché ha pensato che ci ha messo tanta energia per partire a fare un giro del mondo, che non è proprio il caso di porsi la domanda di perché sono qua, perché sennò tutta questa energia a cosa servirebbe. Allora, Lauretta dice che Vincenzo soffre le mal de mer. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de mal de mer aussi, mais je voulais pas lâcher parce que j'avais peur que papà m'emmène plus. Donc je disais non, ça va très bien, ça va très bien. Quando era piccola soffriva il mal di mare, ma non lo diceva perché aveva paura che suo papà gli dicesse allora non venire più, invece lei voleva continuare ad andare. Quindi diceva, no, sto benissimo. Sì? Davide? Grazie. Buonasera. Per tornare sulla dualità ambientalismo, quindi WWF e navigazione, noi qui in Laguna, post pandemia e quindi post lockdown che ci ha tenuti tutti a casa, abbiamo visto un cambiamento di cultura, abbiamo visto una rinascita parziale della Laguna specialmente. Mi chiedevo, la Laguna è un territorio abbastanza antropizzato, questa piccola rinascita si è vista anche generalizzata agli oceani, vista la sua esperienza di navigazione prima e dopo, oppure abbiamo poche speranze? Oui, on a vu ça dans beaucoup d'endroits dans le monde. Quand les hommes sont restés à la maison, les animaux ont été très heureux et ils ont repris toute leur place. Vous l'avez vu ici à Venise, moi je l'ai vu à La Rochelle chez moi. Et ça dit une chose qui est un grand espoir, c'est que la nature a beaucoup de force. Et la nature, pour l'instant, n'est pas morte. Elle est abîmée, mais elle n'est pas morte. Et quand on la favorise, quand on la laisse respirer, très souvent, elle revient, elle repart, et on retrouve les espèces et les écosystèmes. Et ça, c'est très encourageant quand on se bat pour la nature. On ne se bat pas pour rien, et on voit assez vite des résultats. Quand on fait une aire marine protégée, par exemple, on voit assez vite des résultats. Dice che in effetti questo che si è visto da noi si è visto in altri luoghi, per esempio anche da lei alla Rochelle, effettivamente quando l'uomo sta a casa gli animali riprendono un po', non dico il sopravvento, ma insomma ricompaiono. La natura è forte, per cui anche se è rovinata, però è ancora viva ed è forte, per cui diciamo che c'è ancora della speranza, questo sì. Ringraziamo Nadia.
continuer avec cette nature, est-ce que l'action du VVF que vous avez pu mener mène à des choses vraiment positives, enfin au moins en France? Parce que voilà, beaucoup de paroles et tanto fumo, ma un po' d'arrosto. Allora, Nadia dice, ma questo lavoro fatto col WWF in Francia ha portato effettivamente qualcosa o è, avete capito, tanto fumo e poco arrosto, il famoso bla 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 di cui si parla in questi giorni? Allora, due cose. Oui, bien sûr, on arrive, le WWF e d'autres organisations environnementales, on arrive à sauver des espèces, on arrive même à faire, je disais tout à l'heure, reprendre vie à la nature. On arrive à faire changer des comportements, on arrive à faire changer des lois, mais c'est un combat qui n'arrête jamais. C'est un chemin permanent. Et il faut tout le temps, c'est un peu comme l'éducation. Si vous avez des enfants, il faut tout le temps dire 50 fois, 100 fois, 1000 fois, pour que ça finisse par, rentrer dans la tête des enfants. Je pense que nos gouvernements sont peut-être un peu des enfants, mais il faut leur dire beaucoup, beaucoup les choses. Et quand on regarde 20 ans en arrière, on se dit qu'on a quand même réussi à faire des choses. Pas assez vite, il faut accélérer, mais on arrive tous collectivement à faire changer les choses, oui. Dice che negli ultimi 20 anni è stato fatto effettivamente qualcosa e che sono stati fatti dei cambiamenti di comportamento, sono state salvate delle specie. Ma i nostri governi sono come dei bambini, bisogna ripetergli le cose mille volte, è un po' come un'educazione e bisogna ripetersi affinché le cose entrino nelle teste dei nostri governanti. È il tutto è in evoluzione, in cambiamento, per cui bisogna insistere, ripetersi, ma guardare anche il fatto che comunque le cose sono in cambiamento e che c'è un'evoluzione. E dernière chose là-dessus, en particulier chez les jeunes, on voit beaucoup d'angoisse. Et beaucoup d'inquiétude pour leur avenir et pour leur vie. Et la seule solution pour arrêter de s'angoisser, c'est de se battre. Parce qu'on est ensemble, on est positif et on fait quelque chose. Donc, je ne sais pas où ça mène à la fin, mais c'est sûr que le chemin lui-même, il est positif. Lei riscontra anche che nei giovani c'è molta angoscia per il futuro e per eliminare l'angoscia bisogna battersi e quindi è convinta che ci sia anche in questo senso insomma della speranza. Bene. Oui, j'avais une autre question par rapport à vos tours du monde en solitaire. Quel était votre rapport au temps? Est-ce qu'il passait vite? Est-ce qu'il passait lentement? Est-ce que vous vous ennuyiez? Est-ce que vous deviez vous divertir? Vous lisiez, vous écriviez? Enfin, comment le temps passait? Jolie question. Allora, la domanda è, durante i giri del mondo, come passava il tempo? Leggeva, si annoiava, cosa faceva? Déjà, en mer, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas de 2h du matin ou de 4h l'après-midi. Il y a la mer et le bateau tout le temps. Moi, je me rendais compte que c'était le week-end parce que j'avais moins de messages. Parce que les gens, ils envoient les messages quand ils sont au bureau. Et quand ils sont le week-end, ils sont partis s'amuser. Mais je trouve que c'est un beau, une belle prise de conscience aussi, justement, du rapport à la nature. C'est-à-dire que le temps devient lié à la nature. Au jour ou à la nuit, à la tempête qui va venir, ou au beau temps qui va venir, ou au temps du nuage qui passe, et on change ses repères. On n'est plus dans des repères, j'allais dire, de société, où on a des horaires, des montres, mais on est dans des repères de la nature, et je trouve que c'est très bien de changer un peu son point de vue sur le temps et de revenir à ces repères-là. Il mare non ci sono lunedì, martedì, c'è sempre solo il mare. Si accorgeva che era weekend perché riceveva meno messaggi, perché ha scoperto che gli amici e le persone mandano i messaggi quando sono in ufficio e quando sono in giro per il weekend, non, si dimenticano di chi è in mare che naviga. E naturalmente è una presa di coscienza rispetto alla natura, quindi non si vive più rispetto ai riferimenti della società, ma ai riferimenti alla natura, il giorno, la notte, la tempesta che arriva, la bonaccia, la meteorologia, e quindi è una bellissima presa di coscienza nei confronti della natura.
E quindi, in effetti, se io comprendo bene, tu t'ennuyais pas. Oui, je voulais répondre à cette partie de la question. Non, si annoyava. Non, moi je m'ennuie jamais en mer, mais parce que je peux aussi rester une heure à regarder un nuage qui se déforme et qui crée des personnages ou des animaux. Je peux aussi rester deux heures à regarder les dauphins quand ils viennent jouer à l'avant du bateau. Et ça fait énormément de bien, justement, de ralentir dans sa vie, d'arrêter de courir partout, de changer d'occupation, d'idée tout le temps, mais d'être vraiment en prise pendant longtemps avec les choses. Et moi, je pense qu'on n'a qu'une seule richesse dans nos vies, c'est le temps, parce qu'on a la naissance et la mort, et entre les deux, on a un temps limité, et c'est notre seule richesse. Et donc, moi, j'ai envie de la donner aux gens que j'aime et aux lieux que j'aime, e quando c'è la mer, c'è la mer. Io non mi annoio mai, posso passare ore a guardare le nuvole, a guardare i delfini. La vita in mare in questa maniera è una bella esperienza per imparare a rallentare. E il tempo è quello che vale di più nelle nostre vite, c'è la nascita, la morte, in mezzo c'è il tempo, ed è una grande ricchezza di cui in queste circostanze ci si rende conto quando si è in queste circostanze. Questo è posto in questione, sì. Faccio anche un'altra domanda. Physiquement, quand on est très longtemps tout seul sur un bateau, qu'est-ce qu'on fait? Allora, gli ho chiesto fisicamente, quando si è tanti mesi da soli su una barca, cosa si fa per mantenersi in forma? Tu veux dire que la fatigue? Non, sì, se tu fais des exercices pour garder la forme, quand on est tout le temps sur un bateau, sans une course, par exemple, sans pouvoir, voilà. Comment est-ce qu'on fait Physiquement, le bateau, déjà, c'est assez physique, mais c'est en général plutôt physique pour le haut du corps, hein, pour le dos, les bras, parce qu'on tourne les winches, et pas tellement pour les jambes. Bon, après, moi, j'ai jamais fait des exercices particulièrement, surtout quand on est en course, on est trop occupé par la course elle-même et on ne pense pas tellement aux autres choses. Et après, c'est vrai que je me rendais compte quand je rentrais à terre que, par exemple, rien que marcher, au bout de d'un quart d'heure, une demi-heure de marcher dans la rue, j'avais mal aux jambes parce que j'avais plus l'habitude tout simplement de marcher. Mais bon, ça, c'est des petites choses qui sont, je pense, plutôt amusantes. Et bon, de toute façon, on est quand même très en forme physiquement. Avant de partir, on fait des préparations physiques, donc il n'y a pas trop de problèmes en termes physiques. Allora, sì, in barca si usa soprattutto la parte alta del corpo e meno le gambe, e quando si è in regata però non si ha tempo di pensare a queste cose, si ha solo tempo di fare la regata. E così, dice così, ma in modo un po' scherzoso, tornando aveva scoperto per esempio che dopo un quarto d'ora che camminava era stanca perché non era più abituata a usare le gambe, ma in realtà quando si parte per queste regate, se si parte come si deve, si è molto preparati fisicamente, per cui comunque non ci sono questi problemi. Forse chiudiamo qui con le domande, però Isabella è ancora qui. Ci sono i suoi libri, quindi potete comunque, ovviamente, possiamo ancora fare anche personalmente due chiacchiere con lei se avete voglia. Io vi ringrazio. Dov'è Sergio? Eccolo là. Grazie. Allora, io comunque ringrazio molto Isabella Ottisie di essere stata qui con noi. Vi ricordo che la prossima settimana, venerdì, abbiamo una bellissima serata con Ugo Pizzarello che ci parla di artucchigiato, quindi assolutamente da non perdere. E verso a fine novembre abbiamo Davide Besana, insomma seguiteci, continuate a seguire, perché il calendario di Mare di Carta con la Compagnia della Vela è sempre bello fitto. Grazie a tutti e buona serata naturalmente. Non, 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 mais je pliais.
C'est très beau. C'est très beau, hein. La photo est magnifique. Et il y a toute une charte de Venise. Ouais, peut-être. Wow. Oh. Comme on dit les marins, c'est la route. Et, ouais. Et ça m'a fait énormément plaisir. Vas-y, hein. De te revoir. Tu sais que. Parce que nous, on prend les patients qui les regardent. J'ai invité mon fils. Thank you.